Ciao a tutti e bentornati su Street Voice. Nel pomeriggio di oggi saremo ancora una volta lungo le vie del centro di Livigno e parleremo di shopping. State con noi. Voglio parlare di shopping con voi. Shopping, sì, com'è Livigno? Sì, sta bene, molto bene. Adesso entriamo a vedere se troviamo un paio di usci di seconda mano, così ne spendiamo ancora di meno. Come le sembra l'offerta? Sono un po' aumentati i prezzi. Un po' cara? No, non è cara. Cioè, diciamo, rispetto al passato? Sì, rispetto all'anno scorso sono aumentati del 15%. Addirittura rispetto all'anno scorso? Alcuni prezzi sì, anche sia da mangiare che da roba di shopping, così, articoli sportivi, anche i profumi sono un po' aumentati. Ma lei cosa compra quando viene a Livigno? Profumi. Io, per me i profumi è come avere un harem. Le piace essere profumata? No, sì, mi piace. Sta cercando sul telefono i negozi di Livigno. Bravissima, stavo cercando il negozio della Napapiri perché ero venuta anni fa ed era da queste parti, ma non c'è più. Ho già deciso di svaligiarlo. Bravissima. L'accompagno io, se risponde alle mie domande la porto dritta alla Napapiri gratis. No, grazie. Da dove arriva? Da Genova. Da Genova. Stiamo parlando un po' di shopping a Livigno quest'oggi. Ah, sì, oggi abbiamo finito un po' prima di sciare, allora. Appositamente? Appositamente, no, era anche perché era un po' brutto tempo, aveva iniziato a nevicare. Cosa ne pensa dello shopping qua a Livigno? No, bene, noi ci veniamo spesso e volentieri, anche senza sciare. Quindi uno dei motivi fondamentali per scegliere la destinazione? No, non qui, per sciare no, perché variamo, però delle volte veniamo anche in primavera, in altri periodi. Si sta bene, stiamo anche 2 o 3 giorni, facciamo, non so, un venerdì, sabato e la domenica e approfittiamo. Una tappa in giro per i negozi non può mancare. Certo che no. Cosa le piace comprare quando viene qui? Ma noi normalmente cose tecniche, facciamo North Face, Napapiri, Quindi cose sportive. sportive, sì, tecniche anche per fare trekking, mi piace molto, avete molta scelta, anche negozi, vabbè, dalla Hogan, andiamo a vedere se ci sono delle occasioni, Qualche approfittiamo. grifa. Bravissima, profumi però adesso. Insomma, compra tutto Ma allora. sì, dipende, perché delle volte adesso i profumi, eccetera, non è che sono tantissimo convenienti a Livigno, a confronto. Adesso da noi, almeno a Genova, ci sono delle profumerie che Economica di Livigno. fanno degli sconti, sì, c'è una piccolissima differenza tra 4 euro tra quelle da noi quando fanno le promozioni. Quindi più l'abbigliamento tecnico. Sì, quello invece sì, noto anche valigie, borsoni, tecnici, c'è parecchia differenza. Ha Sì. trovato anche dei saldi in questo periodo vantaggiosi oppure Adesso è il primo giorno che giro, adesso siamo arrivati no? sabato. Adesso, siccome sono una donna di parola, le faccio vedere dove è Napapiri. Bravissima, grazie. Ciao, hello. Do you speak English? Yes, a little bit. Well done. Where are you from? I'm from Estonia. From Estonia. First time here in Livigno? Yes, it's first time. What do you think? It's wonderful. The weather is good and the roads are good and snowed, lots of snow, and it's good. So, what's your schedule? Like morning time you go to ski and afternoon shopping? Maybe shopping, but Maybe. yes, maybe. So why are you standing in front of a showcase? Because my parents and my sisters and my sister husband is checking out. So you don't like doing shopping? I'm just smoking and waiting. Because I don't have that much money, I guess. Is it expensive? No, it's not expensive. It's a good price. So Because it's your problem. yeah, it's just my problem. Yes, I already got the new boots and new. So you're a lucky guy. You're here for holiday. Don't complain. Yes. Thank you very much. Take Welcome. care. Ciao. Okay. Buongiorno, dove arrivate? Dal Lido di Venezia. Ma siete gemelli? Sì. Ok. Vorrei sapere che cosa ne pensate dello shopping a Livigno. Ottimo, direi ottimo. Ottimo, perché? Perché Ampia scelta oppure buoni prezzi? a buoni prezzi è ottimo. È ottimo perché io è già 10 anni che vado a Livigno e Allora. quindi per me Livigno, se non si va a fare shopping, è meglio non andare, quello sì. Addirittura, Sì. quindi costituisce un motivo fondamentale, una ragione fondamentale per venire a Livigno lo shopping. Sì. Per esempio, che cosa le piace comprare? Oppure che cosa trova conveniente comprare? Siamo andati a North Face e ho preso delle cose convenienti a North Face. Quindi materiale tecnico. Sì.
No, anche giubbotto, braghe, filpe, norfese. È ottimo. Insomma, buone affari. Sì, buone affari. Meglio così, continui. Buongiorno. Buongiorno. English, Italian? Italian. Italian, ciao, da dove arrivi? Arriviamo io e lui da Pavia. Io e lui, non si sottragga la telecamera, venga subito qui. Quest'oggi stiamo parlando un po' di shopping a Livigno. Sì. Com'è? Come le sembra? No, noi ci troviamo bene, veniamo tutti gli anni, compriamo sempre le stesse cose. Ecco, quali sono queste cose? Mi faccio essere indiscreta. Beh, prendiamo sempre l'alcol, il cioccolato e poi qualcosa d'abbigliamento. Giochi bambini. Sì, giochi bambini. È conveniente? Per le cose che prendiamo, sì. Secondo, beh, i giochi no, no, però è una cosa... non tanto, non c'è più questa convenienza di prima. Magari 15 anni fa, la prima volta che venivamo, anche 20 anni fa, sì, ma adesso... Un po' meno. Un po' meno, molto meno. Diciamo che i prezzi, se trovi qualche offerta in qualche grande catena di distribuzione, forse è meglio comprarla lì, perché qui ormai fanno fatica a scalare l'IVA. Fanno fatica? Sì. Un po' bracci le corse? Sì. Ma invece i commessi come sono? Customer service, servizio clienti? No, bene, sì, abbastanza cortesi. Gentili? Sì, sì. Non è mai capitato di trovare qualcuno che arriccia il naso oppure... No, no. No, no, da quel punto di vista no, no, non credi no. La prima volta che sono venuto qui era il 1984. E allora l'IVA faceva la differenza? Assolutamente sì, no, non solo l'IVA, anche altre cose, c'erano veramente delle differenze. Prendiamo anche il formaggio, la carne, sì, comunque generi alimentari. Alimentari, sì, generalmente noi compriamo sempre quello. Vi piace la cucina valtellinese? Sì, sì. Sì, i formaggi che a casa non trovi, insomma. Anche se adesso qualche distribuzione ce l'ha, i formaggi proprio di Livigno, però... Il viaggio li compromette un po', devo dire la verità. Il sapore cambia parecchio. Meglio andare in latteria a mangiarli freschi. Li mangi qui, sì, punto stop. Allora, faccio una bella scorpacciata. Buongiorno, grazie. Buongiorno, da dove arriva? Umbria. Umbria, la sentivo canticchiare. Vorrei parlare con lei di shopping a Livigno. Sì. Cosa ne pensa? Allora, siamo arrivati domenica, e allora ancora tanto. Non ha fatto tempo a sbizzarrirsi? Tanto tempo, no. So che è molto bello, so che si sta bene, è la prima volta che vengo. Prima acchito posso dire no, super, di più. Però adesso non lo so, perché stamattina ho sciato, stamattina però ancora shopping non ho fatto. Quindi la giornata ideale è la mattina si scia e il pomeriggio negozio. Eh sì, certo. Che cosa le piace comprare in vacanza? In vacanza cose che non si trovano dalle parti mie. Quindi lei non è una di quelle che fa lo shopping che potrebbe trovare ad Assisi o a Spoleto? No, no. Beh, è giusto così perché se lo trovo dalle parti mie, cioè non è giusto, visto? Solo per spendere. Per spendere. Invece no, a me piace trovare cose che nuove che giù da noi non si trovano. Così si porta un souvenir. Ecco, brava. Tutta bene. Famiglia. Grazie tante, buonasera. Arrivederci. Da dove arrivate? Io parlo poco italiano. Inglese? No, tedesca. Allora parliamo un poco di italiano. I speak English. Ok, cool. Io yes. Parlo poco italiano. So, do you prefer... Perfetto tedesco e inglese. Inglese. Che lingua vuole parlare? Inglese, per favore. Inglese, non c'è problema. I just like to know what you think about shopping here in Livigno. You can buy a lot of things, but I'm here in Livigno for 42 years now, and it changed a lot. And which way? Yeah, it's very modern, very very posh shops, not only for sportive and yes. And I don't need that. I've been to a perfumerie, and I bought a lot there. Well, what do you think about the prices? It's quite expensive for Germany. Maybe it's cheaper for Italian people. But for Germans, it's not. It's quite expensive, yes. Yeah, maybe perfume is a little cheaper. And alcohol. What about the courtesy and the customer service? Very good. Very friendly people and yes. Very, very good. Kind ones? Very nice, yes. Well, at least they're expensive, they're posh, but they're kind. That's the minimum they can do. Thank you very much. Thank you. Da dove arrivate?
Slovensky rozumiete? Oh, English. English, no. English little. A little. We are talking about shopping here in Livigno. Shopping is very bad. Good. Yes. What do you like to buy? Clothes, perfumes. Perfumes, yes. And a sport answer. Equipment. Yes. Mm-hmm. For yourself or for someone else back home, for example? For yourself or for someone that is in Slovenia? I don't Slovakia. Sorry. For sure you don't want to buy anything for someone that is Slovenia. Thank you. Ma ora ci fermiamo per qualche istante e voi continuate a star con noi. Vi aspettiamo allo Sport for You. Ciao, da dove arrivate? Venezia. Venezia, stiamo parlando quest'oggi di shopping a Livigno. Sì. Cosa ne pensate? Bene. Carino. Bene. Dice bene, cosa ti sembra, cioè, vantaggioso? Sì, assolutamente sì. Bei negozi o? Bei negozi. Ti sembra che sia un'ampia scelta? Sì, decisamente sì, ci trovi un po' di tutto. Tanti, cosa ti piace comprare in vacanza? Che domanda! Facciamo prima cosa, non ti piace comprare? Puoi comprare tutto, ecco perché sei così entusiasta. Ora parlo con te che magari sei più... No, no, non parlo. Chi fa i conti allora? Se tu sei così, due rubinetti aperti. Sì. Quindi due cuori e una capanna. Due cuori e una capanna, bravo. Va bene, ciao ragazzi. Ciao. Cos'è? Stiamo parlando di shopping a Livigno. Sì. Vi ho sentito che parlavate la Rinascente, lo shopping in maglione. Com'è lo shopping a Livigno? Buono. Buono. A volte è proprio ben conveniente, a volte no. Per esempio in questo periodo ci sono i saldi ancora? Sì. Come sono? Trovano le misure. Però non si trovano tanto le misure. Quello dei saldi. Cioè, poca scelta. No, io ho comprato nei saldi un bel piumino dalla Colmar. L'ho pagato il 30% di meno, però è proprio bello, cioè l'ho pagato comunque caro, però sì, è bello. Sì, prezzi medi. Però costano un po' anche in Italia queste cose, non è il resto anche al di fuori della zona franca, no? Sono più cari. Sono più cari in Italia? Sì, sicuramente. Che cosa le piace comprare quando vai in vacanza? Ma quando vedo una, cioè se mi manca qualcosa, quando vedo una cosa che mi piace, la prendo. Quindi non ha uno stato, per esempio a Livigno c'è chi prende i profumi, chi l'elettronica. Sì, prima prendevo profumi, adesso non li prendo più, perché ho visto che non c'è più tanta convenienza. Adesso invece prendo le scarpe, per esempio le Timberland, che mi trovo benissimo, e roba di vestiario, quello che trovo. Una modaiola, va bene. Grazie tante, buonasera. Grazie, arrivederci. Hello, do you speak English? A little? Ah, italiano, perfetto, siamo italiani. Non lo sapevo, signora. Scusi, ma con questo bel cappello pensavo venisse da San Pietroburgo. Prima volta da queste parti? No, sono già diversi anni che veniamo. Quindi lei conosce bene Livigno? La conosciamo così da livello turistico, mi piace molto e ci ritornerò sicuramente volentieri. Cosa ti stiamo parlando di shopping qua a Livigno? Guarda che mio marito è avanti perché mi fermo in tutte le profumerie, in tutti i negozi, ho già fatto diversi acquisti. Arrabbiato suo marito? No, arrabbiato no, perché sa che quando si parte è inevitabile. È inevitabile, sì. Che cosa le piace comprare, signora? Profumi in modo particolare, creme, tutto quello che usiamo noi donne ad una certa... Prodotti di bellezza. Sì, vedi che è il risultato. E a suo marito invece non compra niente? No, perché ci sono già io, no? Lui tutte cose tecniche, quindi abbigliamento sportivo, sci, sì, queste cose qui. Ma comprate anche dei regali o cose soltanto per voi? Amine, figli, nipoti, che fai? E lui? E lui ha 14 anni, guarda. 14 anni. Il passeggino è proprio per lui, quindi. Il passeggino è per lui, però ne approfitto io perché in questo momento ho un problema. Quindi ha un doppio effetto. E per lui non compra niente a Livigno? No, lui è talmente... Anzi, ditemi un po', c'è negozi di animali? Perché ho da comprare le scarpette, quelle si bagnano. Dov'è?
Deve salire, deve andare dall'altra parte, sempre dritto verso San Rocco. Cosa piace comprare per il cane? Per il cane il cappottino, le scarpette, i guinzagli, perché lui mangia solo ed esclusivamente le sue cose e non ha... Lui non può adattarsi alle marche che trova le vigne? No, no, assolutamente no. No, anzi, buon pomeriggio. You don't speak Italian. Non parla italiano, però l'ho sentita. Un po' tardi. Quest'oggi stiamo parlando di shopping a Livigno. Non abbiamo proprio fatto shopping, siamo appena arrivati, no, a parte se. Però è nella sua agenda oppure non rientra nei suoi interessi? Ma diciamo che è un po' montato questo shopping a Livigno. Un po' montato? Sì, almeno da quello che abbiamo visto. Lei da dove arriva? Da Cosenza. Cosenza è più economico di Livigno? Da certi punti di vista sicuramente sì. Per esempio questa bella giacca fosforescente, dove l'ha comprata? A un negozio a Cosenza e sicuramente l'abbiamo pagato più a buon prezzo. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Da dove arriva? Da Livorno. Da Livorno, noi questo ci stiamo parlando di shopping a Livigno. Cosa ne pensa? Bello, io ho 30 anni e ci vengo, quindi cosa ne devo pensare? Conviene? No, a parte la convenienza, è bello. Ma a livello di negozi noi vogliamo sapere. I negozi sono belli, c'è, trovo sempre qualcosa di nuovo, quindi. C'è ampia offerta? Sì, abbastanza. Che cosa le piace comprare? Qualcosa di tecnico, tipo abbigliamento sportivo, che vedo che è uno sportivone, oppure più prodotti alimentari? Comprato qui da Zimmerman. Conveniva? Un buon affare? Sì. Con gli sconti? Sì. Va bene, grazie tante. Niente. Ciao ragazzi. Hello. Hi. Hi there. How are you? Fine. Good. Good. We are talking about shopping in Livigno. I've seen your bag, so you did do some, I mean, you have done some shopping. How is? How is what? How it is the shopping here? Good. Convenient? Yes, I'm happy. Yeah. What do you like to buy when you go for holiday? I don't know. Nothing special. Everything? Yeah. Where are you from? From Germany. From Germany. Compared to Germany, for example, do you think it's cheaper? Livigno? Yes. How? In which? I mean, where? Not very much, but for example, in the cosmetics and alcohol and cigarettes, that's much cheaper. Do you smoke and drink? Yes. That's so bad. Thank you very much. Pleasure. Buon pomeriggio. Salve. Ciao. Ciao, da dove arrivate? Da Prato. Da Prato, io questo ci sto chiacchierando un po' con i turisti di Livigno, stiamo parlando di shopping. No comment. Sì, più o meno, no comment. Più o meno no comment, perché? Perché c'è la zona franca, ma tanto alzano prezzi, sì che niente. Lei non trova alcuna convenienza? Pochi euro. Non è riuscito a comprare qualcosa? Sì, sì, a voglia, tanto non lo porti fuori, quindi è meglio spenderli tutti qua, mangiare e bere. Lei è un buon gustaio, uno che si gode la vita. Certo. Che cosa ha comprato? Le bresaole, formaggio? Tutta roba da mangiare. Niente dieta qua? No. Va bene, niente. Buon divertimento. La si fa niente a casa, è lì. E beh, voi siete toscani, la cucina toscana è la più buona. Anche la neve si mangia. Ciao. Arrivederci. Buongiorno. Sì. Inglese, italiano? Nessuno, come nessuno? Nessuno. Da dove arriva? Da Deruta. Da Roma? Perugia. Ah, Perugia. Questo ci stiamo parlando di shopping a Livigno, di acquisti. Bellissimo. Bellissimo. Senza soldi. Cosa le è successo? Finito tutto, sul conto corrente rosso. Li ha prosciugati? Sì. Ma lei o sua moglie? Tutte e due. Ah, ecco, quindi va bene, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, da dove arriva? English? Poco italiano. Poco italiano, da dove viene? A Mosca. Da Mosca, dalla Russia. Prima volta qui? No, prima volta. In vacanza? Sì, in vacanza. Sono qui già 4 giorni. Quattro volte. È la quarta volta che viene qui. Sì, sì, sì. Lei viene qua per sciare. Sciare? Sì, certo. Certo. E nel pomeriggio shopping? A volte sì, a volte no. Com'è lo shopping a Livigno? Le piace? Bello, brutto? Mi piace. Le piace? Che cosa le piace comprare?
comprare, mi piace comprare prodotti alimentari, le scarpe. Scarpe. Made in Italy oppure? Made in Italy, certo. È una buon gustaia. Le piacciono le cose belle? Sì, cose belle, sì. Salve. Buongiorno, ciao, da dove arrivate? Da Roma. Da Roma. Quest'oggi stiamo parlando un po' di shopping a Livigno. Sì. Cosa ne pensi? Che è eccezionale. Addirittura eccezionale. Ogni anno mi ritiro con qualcosa, sempre. Scusa la voce, ma... No, la perdono. Che cosa le piace comprare, signora? Borse. Borse. Borse, profumeria, anche attrezzatura da neve. Quest'anno abbiamo già comprato gli sci al carbonio. Le piace comprare tutto? Sì, è una settimana di relax, ma anche di... Non solo sci, ma... Personali. Giustamente, in vacanza. Provi. E anche i bambini quest'anno già abbiamo dato. Giocattoli oppure abbigliamento? Abbigliamento. I commessi? Di meno, perché un po' sono cresciuti, però prima molti giochi da tavola qua trovavamo di grande varietà. Che... Più economici? Sì. I commessi come le sembrano? Sono gentili? Sono... Sì, da dove dormiamo a dove mangiamo, che alla fine mangiamo a pranzo sempre nello stesso luogo, alla scuola sci, te lo dico sinceramente. Certo. Perché tutti i bambini hanno il punto di riferimento quando finiscono di sciare e vengono lì, quindi a pranzo siamo sempre lì. Sono tutti gentili? Sì, Cristian, Tatiana, se devo te lo dico proprio. Ma proprio lei di casa? Sì, Livigno piace, sono 10 anni. Stessa settimana, settimana dei bambini, mi guarda, c'hai proprio beccato. Non si annoia. Siamo 22 persone quest'anno, comitiva. Anche per oggi da Street Voice è tutto, come abbiamo visto sono diversi turisti che scelgono di passare il loro pomeriggio in giro per le vetrine. Io vi do appuntamento alla prossima puntata.